Hai dato lascia. La tua ascia. Ti ho affidato la mia ascia. Non te l'ho regalata. Occhio, Pietro torna indietro. Infatti, non la perdere. Lui ovviamente deve entrare lì dentro. Perché? Vabbè. Oh, ti farà un po' la barba. Palà. Oh, che fa un colpo di... Ah, lo devi sfondare a pugno. Oh oh. Oh oh. E niente, ci hanno mangiato. Hanno mangiato i colori. Sì. Chi si è rubato i colori? I soldi! Oh, i miei soldi! Borsellino. Devi tornare indietro. Mi hai lasciato qui solo. Atreus. Solo con lui. Cos'è la foresta? È un trip. È un po' un trip. Atreus che qui è inverno, lì è io seguo queste cosine. Segui quali cosine? Queste... Sì, dai, segui le lucciole. Non è mai qui. Senti, Atreus che non si lamenta di suo padre con sua madre morta. Cioè, non so se c'è cosa più deprimente. È abbastanza triste, sì. Poverino. Anche padre solo padre... adesso. Frato sei impegnativo, cioè. Certo, sì, anche per il figlio che... Però... Cioè... Voglio dire, anche Kratos è rimasto da solo, quindi non è che c'ha chissà che se la deve cavare così come padre vedovo. Doppiamente vedovo. Vabbè sì, continuamente vedovo. Continuamente per vedovo. Per le famiglie, eccetera, però. Comunque, per informarti, non mi fa correre neanche qui, non sono io. Va bene, ok, io non è che ti rompo i coglioni, però a volte può correre. Oh, io non lo conosco e lui non mi conosce. Non sembra interessato. Io sono forte, sono intelligente, non sono stiamo come ripercorrendo tutto il gioco in bianco e nero, così. È la luce del Pathfinder, questo. Sì, stiamo a rifare il gioco, praticamente. Lui non mi parla, lui non mi insegna niente. Doveva morire lui! Mi senti? Lui, non te! Addirittura, quanta cattiveria. Ma un po' la condanna di Kratos che in tutte queste sofferenze qui lui alla fine non riesce mai a morire, lui. Rimane. Cioè... Sti pesci che si... Sì, pestali. Tattori. Pestali, pestali. Facci sopra coi piedi. No, non li uccide, quelli li uccideva. Ma... Ci sono anche sulle pareti, sì. Sì. È un po' un viaggio psichedelico qua, Siamo nel multiverso di Kratos. Nel multiverso, so. mi arrampico. Direi. Ma non dico sul serio. Sai che gli voglio bene. Vorrei solo che fosse migliore. So che... Vabbè. Atreus, sarà meglio che non le pensi per davvero ste cose che stai a dire, Ci proverà, se usciamo da qui hai voglia le sberle che ti prendi. Ti prego, torna. Torna, come faccio? Ah, sente le parole che Atreus diceva alla madre. Adesso, ma vedo prima l'ho detto. Ma sì, ma io non capisco niente. vabbè, oh. Comunque un po' è cresciuto da quel momento. Per questo viaggio per sentire nostro figlio che si lamenta di noi. Sì, è una sorta di flashback dove non puoi... La cassetta più veloce che fa, un vecchio che fa la marcia al parco. Madonna, che ci stanno i giornali in esaurimento all'edicola. Aspetta! Torna da noi! No! È il figlio che lo salva. Che cosa hai fatto? Perché l'hai fatto? Ti ho salvato! Tu eri intrappolato! Ti ho aspettato tanto, ma tu non uscivi più! Allora ti ho tirato fuori! Ragazzo, sono stato via pochi... Oh, ne ha ammazzati di stronzi. Momenti. No! Sei stato via per tanto... tanto tempo! Io non sapevo cosa fare. Ho fatto a tirarlo fuori. Mi hai lasciato solo. Di nuovo! Ti importa. Io? Boh. Ma è impossibile. Comunque ha preso qualcosa. Dove l'ha preso? Andiamo prima che tornino. Non hai ciulato quello. Spero tu abbia ciò che volevi. È il Bifrost quello lì.
Ma non era tondo tipo il Tesseract? Ma non lo so. Ma io mi perdo in continuazione. Sì. Comunque sì, avevi ragione. Era dove era Ash? Guarda, ecco l'uscita. Triangolo tondo. Ma non c'è luce per creare un ponte. Se vuoi cercala. Però triangolo tondo. L'avrà usata lui per combattere magari. Ma lì c'è, lì, lì c'è un Ash. Ragazzo, l'arco. Ragazzo. Tienilo. Ah, vedi? Oh, adesso siamo come la maga porca lì. E quindi adesso lui spara le frecce di luce. Al segnale, scocca la freccia sulla roccia. No, ecco chi le può colpire, ne abbiamo incontrate un sacco. Eh sì, beh, ah, certo, era scontato che era lui, che dopo ci mettiamo a usarlo pure noi l'arco. Vai. Quadrato per ordinare la traversa. Funziona. Ora possiamo tornare indietro. Vieni. Prova triangolo adesso. Ecco. E vai, guariti del tutto. La scala è bloccata. Vai, prova di nuovo una freccia. C'è un cristallo di luce laggiù, lì a terra. Proviamo. Forse ci aiuterà a uscire da questo stupido posto. Proviamo, Atreus. Ma fallo venire giù, magari si deve dare una rembeccolata. Ah, attenzione, lo devi posizionare tu. Vabbè. Vai, proviamo. Dai, però pensavo che mirassi. Ah, quel... qualcosa ha fatto, ma... ah, forse ci vuole un cristallo per ogni punto. Questo ponte qua su. Ah. Ah, sì, adesso può andare lì. Ah, forse Rino, dai. Niente di che, ma neanche schifo. Vai, prendi sempre la cosa più minuscola. Oggetto raro, incantesimo. Luce di 12%, tutti i danni inferti dagli elfi scuri. Si accumula fino al 36. Sì, ne avevamo trovato un altro simile, ti ricordi? Ah, sì. Se lo fa fare. Sì, si vede che quello lì era per prendere il forziere, magari. Serviva solo a quello. Ha senso. Ma queste sono tutte meccaniche che dobbiamo imparare un po' a padroneggiare, perché poi dopo saranno... ci saranno spesso, magari. E poi dopo magari ci sarà questo più unito a un'altra stronzata e la devi far funzionare. Mi sento puzza di merda. Eccoli là. Hocus pocus. Se ce n'è uno non c'è, non solo lui. Doppietta? Sì, doppietta, e vai. Perfetto. Un nemico facile. Grazie. Non dice niente Atreus. Ha capito che porta sfiga. È andato giù. Ah no. Mi sembrava troppo facile. Ma è sospetto, sai? Ah, guarda, ce ne sono un sacco in realtà. Forse che devi fare? Devi fare tutti insieme? Oh, la solita merda. La solita merda. Ah, queste cose qui con le asce capitano sempre a te. Forse lì può fare il ponte. Oh, Nana! Grande, il quartiere nuovo dell'Inter, oh, Nana. Oh, dov'è? Quando sono imparata, mi sembra che abbiamo tipo il colpo con lo scudo. Abbiamo sbloccato. R2. Vai. Sta, ci sta. La cuca. La cuca non lo conosco, non so dove gioca. Via. Quello esplode, ti ricordi? Via. Cazzo. X. X dov'è? Per rotolare via. No, aveva la pietra. Pensavo. Oh, X per rotolare via. Devi stare attento a quel dardo lì che esplode dopo, ti ricordi? È inutile pararlo. Adesso ti ha messo la nebbia, ecco, vai.